Sì, infatti, direttore, come dicevi, stazione frequentata, una stagione che si allunga sempre di più ed è un po' questa la notizia del giorno. Siamo, come dicevi tu, sulla Maialletta e accanto a me c'è Venanzio Lagatta che ci spiegherà questo lato davvero, davvero positivo, perché è una stagione lunga, complice, insomma, un meteo straordinario in questo inverno, perché ci sono state le nevicate giuste, poche ma buone, con rinforzi arrivati ogni tanto e con anche la preparazione di chi poi deve mantenere quella neve. Quindi il risultato e il titolo direi è stagione da incorniciare, ma vediamo come ci siamo arrivati a questa stagione da incorniciare che fa ancora tanto, tanti appassionati, tanti sciatori. Sì, possiamo dire che abbiamo avuto quest'anno la stagione proprio quadro da appendere e sperare di ricordare anche nei prossimi anni. Abbiamo iniziato con il Natale, con delle abbondanti nevicate che poi sono rimaste a terra grazie a piccole, precipitazioni che iniziavano da lunedì e finivano martedì, per portarci sole tutti i weekend fino ad oggi, che parliamo di già che siamo arrivati a fine marzo e speriamo e arriveremo sicuramente, saremo aperti con la stazione fino al 7 di aprile, per poi arrivare con tutti i weekend sperando di arrivare a Pasqua e Pasquetta, visto che domani si dice, incrociamo le dita, che ci sarà una nuova precipitazione nevosa che ci permetterà di allungare ancora di più la permanenza sulle piste da sci a famiglie e chiunque voglia divertirsi e trovare un'alternativa primaverile a questo punto al mare. Quindi sì, una stupenda stagione che non si ricordava da tanti anni. Eh sì, come dicevi tu, il mio abbigliamento intermedio, come lo hai chiamato, testimonia il fatto che insomma fa caldo, si sta al sole, si sta bene, non, però si scia, quindi si scia con il mare che caratterizza, no, anche questo luogo d'Abruzzo e con anche la presenza di tanti bambini, abbiamo visto, perché c'è questo progetto che porta i bambini di tutte le età a scuola di sci ogni giorno durante la settimana, è davvero anche una chiave importante per riscoprire questo tipo di turismo e di attività sportiva. Beh, sicuramente la nostra, come ho detto prima, è una montagna familiare, quindi i bambini sono la chiave fulcro, sono il fulcro della nostra montagna. Vengono scuole da tutta l'Abruzzo che fanno settimane bianche da lunedì e venerdì come attività scolastica, quindi integrata nell'attività del programma annuale. E fino ad aprile abbiamo quindi questa grandissima affluenza di bambini del lunedì e venerdì che prendono lezioni di sci e portano praticamente come educazione fisica di questo sport le loro presenza qui sulla Maiella. E nonché nel weekend ritornano con le famiglie, vista la passione che hanno e che acquisiscono facendo lezioni sulla neve fino adesso, diciamo. In più, sempre parlando di bambini, per scendere in età abbiamo anche integrato delle attività collaterali sia invernali che estive, con un progetto chiamato Tana dei Bimbi, dove praticamente integriamo, dei laboratori per i genitori che volessero venire a sciare, quindi mentre sciano possono lasciare quei bambini dall'età di 2 a 7 anni dentro questa Tana dei Bimbi per effettuare dei laboratori di musicoterapia e altre attività in modo da poter intrattenere il bambino e crescerlo con delle attività interessanti su neve e anche farci permettere ai genitori di sciare. E non solo su neve, perché so che ci sono progetti che riguardano anche l'estate. Avete domande da Sì, studio? Marina, si parla da tempo e ci sono anche finanziamenti concreti, mi pare, di miglioramento delle Sì. infrastrutture in quel comprensorio montano. Qual è il passo più importante che servirà per un salto di qualità e far decollare definitivamente questa, stazione sciistica, secondo il CESPE? Certo. Sì, era poi la domanda, ne parlavo prima anche con Venanzio Lagatta a proposito del famoso ski pass unico, c'è ancora qualcosina da lavorare sotto quel profilo. Dal master plan vi aspettate situazioni importanti, anche risorse importanti. Il direttore mi chiedeva qual è il passo in più da fare adesso per davvero dare un impulso definitivo al decollo del nostro sistema sciistico.
Ma il passo è già detto nella parola stessa masterplan, sono i fondi che devono essere stanziati ormai perché ci si è provato con tanti fondi in passato e nessuno è stato mai portato a termine e quindi la parola chiave è proprio della politica attuale di attuare questo masterplan e unire le due scivie. Noi siamo aperti e non attendiamo altro che poter ampliare l'offerta che diamo al pubblico abruzzese e non soprattutto anche a quello delle regioni limitrofe, appunto attuando questo piano che è scritto, se ne è tanto parlato e adesso è giunta l'ora che venga veramente fatto. Esatto. Allora vi rimando per altre notizie inerenti tutto questo discorso, abbiamo fatto fin qui anche allo speciale di questa sera alle 20.40, vi ascolteremo anche un maestro di sci e anche una persona che è arrivata dall'Umbria per sciare qua perché sapeva che qui c'era neve e si sciava ancora, questa è un po' la bella notizia, quindi stagione da incorniciare. Io se va bene ho detto tutto. Grazie Marina, hai detto soprattutto che ci aspetta tra qualche ora, probabilmente domani o dopodomani, un brusco cambio di temperature, quindi è il momento di rinviare per ora il cambio definitivo degli armadi perché insomma arriva il freddo, torna il freddo e magari tornerà anche la neve per prolungare la stagione fino a Pasqua. Grazie a te e al tuo ospite.